domenica 25 giugno 2017 al Museo d'Arte Sacra di Tavarnella a San Piero in Bossolo è stata inaugurata ufficialmente pochi minuti fa da Davide Baroncelli, sindaco di Tavarnelle, la mostra omaggio alla memoria di Giuliano Gelli, grande pittore che i nostri telespettatori ricordano, credo tutti, con stima e affetto. Il titolo è I segni della memoria, ha il patrocino dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, è promossa dall'Associazione Amici del Museo Pieve San Piero in Bossolo, dalla Proloco di Tavarnelle Val di Pesa, in collaborazione con l'Associazione Culturale Dedalus Giuliano Gelli e con l'Archivio Giuliano Gelli. La mostra è accompagnata da un catalogo che sarà in distribuzione gratuita per tutta la durata della mostra, che verrà aperta ufficialmente al pubblico dal 30 giugno. Salve, qui siamo nel centro, diciamo, del patrimonio culturale del nostro territorio, quindi un abbinamento molto particolare, l'arte sacra, l'arte del Medioevo fino al 1700, e ospita nella cornice di San Pietro in Bossolo questa mostra dedicata a Giuliano Gelli, un patrocinio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e un lavoro importante portato avanti dagli amici del museo e della Proloco di Tavarnelle con tanta dedizione e passione. Oggi vediamo qui questa bellissima esposizione dedicata a Giuliano, in cui ci sono delle sue bellissime opere, il che è una sintesi straordinaria tra pensiero della contemporaneità e quello che è il nostro, la nostra eredità culturale e l'arte più profonda dei nostri territori. Ecco, Davide, forse vale la pena di ricordare ai telespettatori, perché non tutti lo sapranno, che la parte finale della sua vita Giuliano l'ha trascorsa nel Chianti, in particolare a cavallo fra i comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. La sua casa forse era equidistante dai due comuni, e con i due comuni ha collaborato spesso, soprattutto a San Casciano, ma recentemente a Tavarnelle aveva preso un impegno con l'amministrazione comunale che avrebbe arricchito l'arredo urbano del centro storico con una sua opera dedicata ai giovani. Sì, questo è un racconto molto bello che ricorda tra l'altro la straordinaria generosità e l'affetto e l'amore che Giuliano aveva per il territorio del Chianti e per queste sue colline, un amore che era cultura profonda, senso del colore, della misura e riflessione poi su quello che era la vita dell'uomo. Infatti ci aveva donato e stavamo lavorando insieme a lui prima della sua purtroppo infelice dipartita alla creazione di una serie di opere che avrebbero decorato il centro giovani a Tavarnelle Val di Pesa, opere che rimangono in bozzetto negli archivi del comune, ma su cui vorremmo poi anche noi fare una valorizzazione di questo pensiero. Era un'opera molto importante perché riguardava i tanti aspetti dell'azione civica dell'amministrazione, ma anche della cultura e della tradizione di questi territori. Tiberio Corsi è il presidente della Proloco Tavarnelle Val di Pesa, che promuove questa mostra evento insieme agli amici del Museo Pieve di San Piero in Bossolo. Come nasce questa mostra? Dunque, questa mostra nasce dall'esigenza di far vivere questo luogo, che è importante di per sé perché contiene opere d'arte fondamentali. Diciamo, dal 1200 fino al 1700, anche all'inizio del 1800, però cose rilevanti per la storia dell'arte. Però chiaramente, oltre ad avere una funzione museale, noi le abbiamo voluto dare già da diversi anni una funzione espositiva, cioè far trasmigrare in questo luogo opere d'arte contemporanea o raffronti, come abbiamo fatto per la mostra che metteva a confronto le opere di artisti contemporanei con opere di artisti... E noi la trasmettemmo anche ai nostri telespettatori, certo. Cioè, praticamente c'è questa volontà di mantenere vivo questo luogo, perché così insieme alla collezione permanente e a quella che piano piano sta costruendo Don Franco insieme agli amici dei musei e in parte anche a noi sull'arte, diciamo, sacra contemporanea, ma esporre anche opere di artisti significativi della nostra storia. Raggiungiamo Don Franco Del Grosso, parroco di Tavarnelle, in una delle
installazioni più suggestive delle opere di Giuliano Ghelli, ma come state vedendo e vedrete dalle immagini, molte delle opere sono incastonate molto bene in questo contesto, molte sono messe a fianco di opere del passato, e quindi questo confronto fra la contemporaneità e opere che ormai sono storicizzate è molto suggestivo per i visitatori, che noi speriamo saranno tanti dal 30 giugno in poi. Questo raffronto fra arte contemporanea e arte sacra antica non è la prima volta che viene ospitato in questa pieve, in questo museo d'arte sacra in particolare. Sì, è vero, perché il museo non è soltanto una realtà che appartiene al passato, ma soprattutto vuole stimolare il presente ed aprire un dialogo sull'uomo contemporaneo, sulla sua sensibilità, su come vive e sente certe cose. E Ghelli ha una valenza non indifferente in questo senso, perché i suoi quadri sono sempre, in genere, sono sempre un'apertura sullo spazio, su qualche cosa che va oltre, e quindi in questo senso è veramente interessante, ecco. Ecco, ma diciamo anche in un contesto laico, se un pittore trasmette la speranza nel futuro e la serenità, diciamo, questo messaggio laico può diventare anche un messaggio non solo esistenziale ma anche spirituale, anche inconsapevolmente. Inconsapevolmente, questo senz'altro, ecco, io vedo certi quadri, no? E l'interessante è la litografia che ha donato, che è stata donata al museo, io l'ho vista, no? E due sensazioni mi venivano in mente: quella casa lì in mezzo al bosco, no? E le novelle, no? cammina, un lumicino, una speranza, qualche cosa di grande. E poi quel blu, mi veniva in mente Modugno, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ecco, Ghelli c'ha questa sensibilità, felice di stare bene, ecco, credo che questo sia un importante. In una delle sale più rappresentative del museo raggiungiamo Piero Bianchini, presidente degli Amici del Museo Pieve di San Piero in Bossolo, organizzatore dell'evento, come detto più volte, insieme alla Proloco, con il patrocino dell'Unione dei Comuni del Chianti. È una mostra importante, non è la prima che voi organizzate all'interno della Pieve, alcune le abbiamo proposte ai nostri telespettatori, quindi un progetto che, come ci ha detto anche il Presidente della Proloco, continuerà nel tempo. Sì, certo, vogliamo continuare nel tempo, proseguire questo discorso sul dialogo fra l'arte antica e l'arte moderna. E l'arte moderna, perché, diciamo, sì, moderna e contemporanea, perché in effetti è un salto che manca, cioè un pezzo che manca, che non riesce a legarsi questa tradizione con l'attualità. L'arte è cambiata tantissimo negli ultimi periodi e quindi resta difficile far questo. E noi vogliamo proprio proporre questo dialogo e portarlo avanti. Tant'è vero che abbiamo deciso, proprio come associazione Amici del Museo d'Arte Sacra, di creare una collezione di arte sacra contemporanea che tra l'altro viene a arricchirsi di volta in volta proprio con le opere che durante le manifestazioni che facciamo gli artisti donano. Ecco, noi abbiamo anche le immagini, perché durante il vernissaggio è stata consegnata dagli eredi di Giuliano Ghelli un'opera che rimarrà donata al museo e che rimarrà qua. Quindi queste donazioni nel tempo potrebbero costituire una pinacoteca importante di arte contemporanea. È ciò che vorremmo, spereremmo proprio che così avvenisse, e per questo lavoriamo. Tra l'altro vogliamo anche che a questo progetto partecipino i giovani, e non a caso la responsabile della collezione di arte contemporanea e moderna sarà Maria Sara, che è qui accanto a me e che se supera l'emozione potrebbe anche dire qualche parola. Qualcosa. Se l'è scritta su un foglietto, prima la cosa da dire importante su Giuliano Ghelli, ora vediamo se la riassumi per i nostri telespettatori, che tu non l'hai conosciuto Giuliano Ghelli, sei giovanissima, che messaggio hai ricevuto analizzando i suoi quadri, studiandoli per preparare questa introduzione critica?
Allora, innanzitutto per me è un grande onore far parte di questa associazione Amici del Museo, che si occupa appunto di tramandare, no, la cultura anche del territorio. Io attraverso le opere di Giuliano ho avuto proprio una sensazione di gioia, di far parte di questo mondo onirico che ti fa un attimino uscire da quella razionalità in cui siamo immersi quotidianamente. Non avevo mai avuto modo di conoscerlo fino in fondo come adesso, e per me è stato veramente un piacevole incontro. Sono insieme a Lilia Ghelli, a Maurizio Ghelli, Alessandra Galardi, ovvero l'archivio Giuliano Ghelli, che è nato nell'aprile 2015, si occupa della conservazione e gestione di opere lasciate in eredità dal maestro, nonché della certificazione e catalogazione di opere in collezioni private. Sono loro i promotori di questa mostra, insieme alla Proloco e, come detto, agli amici del Museo della Pieve di San Piero in Bossolo. Quindi sono le persone più indicate a presentarcela, raccontarci anche come è stata operata la selezione. Vi ricordo che è stato pubblicato un catalogo, non tutte le opere, perché sono tantissime esposte, sono nel catalogo, ma di questo vorrei parlasse Alessandra, che lo ha impaginato, lo ha curato, insieme a Alex Subrizzi, che è un altro nipote di Giuliano Ghelli. Iniziamo da Lilia, che i nostri telespettatori ricorderanno. Abbiamo dedicato un servizio all'indomani della scomparsa di Giuliano a Spoleto, perché questa grande rassegna volle delle opere del maestro per ricordarlo proprio a pochi mesi dalla scomparsa. È vero, sì. Beh, io intanto prima di tutto ringrazio tutti quanti quelli che si sono adoperati per mettere su questa mostra, perché è molto bella e l'ambiente è anche molto bello e adatto ai lavori di Giuliano. Giuliano amava molto questi luoghi, questa, sì, terra. Molto, sì, è vero, sì, andava molto spesso, andava a vedere delle pieve, delle cose così, era interessato a queste cose. Tutto quello che era spirituale era interessante per Giuliano. Io spero che Giuliano, tutte le volte che facciamo qualcosa in ricordo di lui, sia tra noi, per cui io penso che ci sia adesso. E lo ringrazio per esserci, ringrazio tutti quanti, quelli che sono venuti per onorarlo. E quelli, grazie, che verranno nei prossimi giorni fino al 30 luglio a visitare la mostra. Magari poi ricorderemo anche gli orari d'apertura al pubblico. Lilia è il presidente dell'archivio Ghelli, mentre Maurizio è il segretario. Sì, amministratore. Abbiamo fatto questa mostra perché a settembre dell'anno scorso ero qui con il signor Pagliai, che aveva fatto una mostra e mi è piaciuto, e con gli amici del museo è venuto in mente di fare questa mostra in ricordo dello zio, per lo zio, perché è un posto veramente bello e suggestivo. Però il merito di tutta questa mostra va alla signora Galardi, che ha fatto tutto lei. Bene, allora Alessandra, intanto la selezione delle opere. Selezione delle opere. Queste sono tutte opere di proprietà dell'archivio, ci sono anche dei prestiti? C'è un acquerello che è di collezione privata, selezionato perché è una fusione fra lo studio fatto su Leonardo da Vinci e De Chirico. Ricordiamolo, ci sono le biciclette di Leonardo da Vinci, ci sono gli elicotteri, le macchine. È un'antologica, una piccola. C'è un po' di tutti i cicli di. Sì, si inizia da un percorso degli anni 80 con il primo quadro, appunto, del 1981 che Giuliano dedicò alla madre scomparsa, che si chiama Avrei avuto tante cose da raccontarti. E questo filone un po' di, appunto, di mistero, dove le persone non hanno modo di esprimere perché manca il tempo, quindi di esprimersi, di raccontarsi e di quello che quotidianamente una persona fa, quindi anche la mancanza della madre in maniera proprio prematura, fino ad arrivare all'ultimo quadro di Giuliano, finito il 14 di febbraio alle 17, che si chiama I segreti del pittore. Quindi questa forma un po' di segretezza, no? Di non riuscire a avere il tempo per raccontare. È un percorso che comporta una ventina di quadri tra acquerelli, perché Giuliano era anche un acquerellista di grande
valore, e, per cui fino appunto a una piccola anche esposizione in una sala a sé del periodo leonardesco che Giuliano nel 1992 appunto fece. Abbiamo seguito dal professor Carlo Pedretti. Carlo Pedretti che lo portò a fare questa personale al Castello Sforzesco a Milano. Alcune opere pubblicate sul catalogo appunto di Milano che le ritroviamo in questo luogo così meraviglioso. Giuliano amava molto la cultura, è quello che era affascinato. Tra l'altro il discorso appunto del segno, dell'incisione, delle lettere, della scrittura, anche nell'ultimo quadro di Giuliano dove c'è scritto, che si intitola I segreti del pittore, all'interno nelle piegature della tela ci sono pensieri personali. Alessandra, qual è la più grande eredità che ti ha lasciato Giuliano? La più grande eredità, credo la semplicità. Tu hai voluto ricordare anche due mostre importanti di Giuliano Ghelli con la presenza dell'esercito di Terracotta che fu esposto nel cortile di Palazzo Medici Riccardi a Firenze e poi lo ricordiamo anche all'interno della Basilica dell'Impruneta in Piazza Bondelmonti e poi probabilmente avrà girato, lo ricorda anche alla Fornace Pasquinucci di Capraia. Convitto della Calza anche. Convitto della Calza. È un esercito che ha marciato. Ha marciato. Marcia, sì, molto. Sì, ho voluto mettere 5 busti di terracotta grandi, lo spazio permetteva solo questo, ma nella scalinata che di solito, solitamente le scale si prestano a questa visione totale dell'esercito, sono 52 in prospettiva il piccolo esercito di terracotta, che tra l'altro è uno dei primi lavori che Giuliano ha fatto, che prima nasce l'esercito piccolo con l'aiuto di Paul Popple, che è recentemente scomparso, grande ceramista, amico di Giuliano, che viveva anche lui nel Chianti, e poi nasce l'esercito terracotta alto 70 cm con la collaborazione delle associazioni Fornace Impruneta e Mital e Cotto Chifi. Un lavoro a cui teneva moltissimo Giuliano e del quale era molto orgoglioso ed è giusto che sia qua a ricordarci uno dei tanti cicli lavorativi della sua attività d'artista. La mostra sarà aperta il venerdì, sabato e la domenica dalle 15.30 alle 19 con ingresso libero.